Lei poi prova a girarsi Zafeiris, doppia finta su Mancini, pallone poi scaricato bene per Burilli, il capitano dello Slavia va all'indietro, poi ancora per lo stesso Provodi, colpo di testa, la parata di Svilar e poi il pallone resta lì e il vantaggio da parte dello Slavia Praga che va al gol dopo una mischia finalizzata da Jurecka. Slavia Praga 1, Roma 0, il colpo di testa era stato spinto da Svilar ma poi il pallone è rimasto lì, si sono avventati in due sulla sfera, l'ultimo tocco in mischia è stato di Jurecka, c'è stato anche il tocco da parte di Svilar a mantenere la palla fuori dalla propria porta e allora al quinto minuto della ripresa cambia il risultato, Slavia Praga 1, Roma 0, il gol in mischia da parte di Vaclav Jurecka, sesto gol stagionale per il giocatore dello Slavia Praga che passa dunque in vantaggio, dobbiamo dire meritatamente per quello che si è visto fino a questo momento nella partita, è il quinto minuto della ripresa, Slavia Praga 1, Roma 0, la linea può andare a questo punto a Cristiano Piccinelli e Leskovac. Va incontro al pallone, rischia di farselo soffiare da Dodera, buon per lui che poi la carambola successiva che fa finire il pallone oltre la linea del fallo laterale vede come ultimo uomo ad aver toccato la sfera proprio il giocatore dello Slavia Praga. Allora di nuovo Selic con le mani va indietro per Randicà che rilancia lungo in avanti a cercare Dybala che fisicamente non può vincere il duello con Ules, infatti va in anticipo il giocatore dello Slavia che mette a sua volta in movimento nuovamente Provoda che si sposta verso la sinistra, cambia fronte di gioco Provoda in maniera insistente ed è una scelta questa vincente. Attenzione Bolillo potrebbe andare al traversone, riesce invece ad anticiparlo Kartop che con grande veemenza va anche ad evitare il corner ma ci sarà nuovamente una rimessa laterale in zona d'attacco proprio in a favore dello Slavia Praga, già battuta, attenzione Dorri, limite dell'area di rigore, fa lo scambio con la conclusione che poi finisce in rete, il gol da parte di Mazopust ed è 2-0 Slavia Praga, Mazopust solo ai 20 metri a tempo di andare a prendere la mira e con in destra piazzarla sul secondo palo dello Svilar non può arrivare, 29esimo minuto della ripresa, Slavia Praga 2 Roma 0, di nuovo Liskovac prendere la mira e con in destra piazzarla sul secondo palo dello Svilar non può arrivare, 29esimo minuto della ripresa, Slavia Praga 2 Roma 0, ma la sfera recuperata ancora dallo Slavia che prova a rilanciare in avanti alla cieca con Holes che va a cercare e a trovare proprio Ktil, inesauribile, ha dato colpo d'area di rigore, Ktil, area di rigore va all'indietro per l'intervento da parte di Van Buren, Van Buren che cerca il tapin murato da Andicà e poi Renato Sanchez in scivolata disinnesca il pericolo andando ad allontanare la palla dalla propria area di rigore, rischio ancora per la Roma che rischia di prendere il terzo gol, ma attenzione perché Van Buren recupera palla sulla tre quarti, Van Buren in area di rigore, Van Buren, Van Buren e la palla che finisce fuori di un soffio, lo scavetto di Van Buren sull'uscita di Svilar vicinissima al terzo gol, uno Slavia Praga decisamente in dominio della partita. Praga ed è finita proprio in questo istante, ha vinto lo Slavia Praga, Slavia Praga 2 Roma 0, le reti entrambe nella ripresa di Jurecka al quinto e di Mazopust al 28esimo a decretare la sconfitta di una Roma mai veramente in partita, una Roma che ha subito le tante offensive dello Slavia Praga, uno Slavia Praga organizzato, uno Slavia Praga che forse aveva più voglia di vincerla questa partita rispetto ad una Roma che probabilmente aveva non la testa, perché sarebbe ingeneroso dirlo, ma una parte di testa già orientata al derby di Roma, al derby di domenica, uno Slavia Praga che a questo punto aggancia la Roma in testa al girone, entrambe sono a quota 9 punti con le altre due squadre Servette e Sheriff che restano comunque all'indietro, il Servette ha ribaltato il risultato in casa dello Sheriff proprio nel finale andando a conquistare il successo, dunque Servette 4, Sheriff 1, matematica certezza del primo posto per la Roma rimandata anche perché adesso entrambe le squadre sono a quota 9, la Roma